Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti su Exoteric World, io sono Angela e questo è l'oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una lettura generica e che se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere qualche indicazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi utilizzati per la lettura e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate i link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. E adesso partiamo proprio dal taglio per scoprire come andrà la vostra settimana. Una settimana un po' particolare perché alcune cose hanno bisogno di essere modificate e vi spiego perché. Avendo la carta dei pesci con questa carta della bara, effettivamente potreste riscontrare purtroppo qualche difficoltà. È una carta sicuramente di abbondanza, di indipendenza, guadagni, progressi, miglioramenti, cose che arrivano in senso positivo, però potrebbero arrivare o in forma minore, quindi di aspettarsi qualcosa, qualche risultato di più, oppure appunto c'è qualche ritardo, qualche blocco, però sicuramente arriverà, quindi nulla, cioè a che fare con la pazienza, questo è vero, quindi di aspettare, di valutare una cosa importante, se volete ottenere maggior risultati, miglioramenti in alcune situazioni, la bara chiede di fare qualche cambiamento, qualche trasformazione alle vostre idee o al vostro percorso. Poi, soprattutto, magari per alcuni di voi sarà necessario chiudere con alcune situazioni o atteggiamenti proprio per favorire appunto l'arrivo un qualcosa di positivo. E magari mi viene da dire se magari c'è un litigio, c'è uno scontro, oppure state facendo un qualcosa e volete ottenere più risultati, allora si dovrà ridimensionare sia un po' le proprie aspettative o anche qualche atteggiamento proprio per cercare di trovare un punto di incontro con qualcuno. Però, diciamo, al di là di questo, è ovvio che dico varie possibilità e ripeto sempre che è una stesura troppo generica per essere così tanto precisa e dettagliata. Con queste altre informazioni possiamo vedere che effettivamente c'è una fase di sviluppo e di miglioramento, anche di crescita in alcune situazioni, però diciamo anche qui come possiamo vedere ci sono delle resistenze, dei blocchi. Possono essere di vario tipo, quando ci si mette in mezzo purtroppo questa montagna può riguardare degli ostacoli, dei ritardi, blocchi di vario genere o anche una situazione che procede in modo troppo lento, oppure avere a che fare con una persona che si oppone a noi, alle nostre idee, e può essere una persona abbastanza testarda e difficile da gestire e si può generare qualche tensione, qualche difficoltà ad averci a che fare, purtroppo. E, i segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, e quindi abbiamo Toro, Vergine e Capricorno, e abbiamo un pochetto anche quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, quindi queste sono quelle principali. E vediamo come queste energie si riflettono nei vari ambiti della vostra vita. Come ho visto sin dall'inizio, effettivamente le carte ci stanno dicendo che c'è questa fase di crescita, ci sono delle cose, diciamo, positive in arrivo e che forse questa settimana tutto potrebbe essere un po' rallentato, con qualche ritardo, però comunque queste cose si andranno a risolvere e migliorare
di sicuro nel prossimo futuro, e quindi bisogna avere un po' di pazienza oppure lottare maggiormente per riuscire ad ottenere dei risultati proprio in questa settimana. Ambito amore, coppia, singole, poi andremo a vedere il lavoro e le finanze. Abbiamo il mercante, la fortuna e speranza. Allora, qui carte abbastanza positive che parlano di una settimana dove sembra che proprio la fortuna e la speranza, ma non proprio fortuna come qualcosa che piove dal cielo, è che alcune cose sono comunque favorite da alcune situazioni in particolare o da atteggiamenti, perché la carta del mercante può parlare proprio di voi, e cioè di come riuscite a gestire e coinvolgere l'altra, diciamo, persona, o anche quello che state facendo proprio in famiglia, e c'è un essere propositivi, offrire, esserci, e tutto questo andrà a favorire delle cose positive. Cose positive possono essere di vario tipo programmare dei progetti per il prossimo futuro, oppure qualcosa di riuscire già ad ottenerla in questa settimana. Ricordiamoci che la fortuna e la speranza insieme hanno un bel potere di cambiamenti positivi o comunque abbastanza rapidi, che si gestiscono perfettamente. Il proprio impegno, determinazione e volontà riuscirà a risolvere qualsiasi cosa. In più anche la speranza porta un bel carico di rinnovamento, quindi anche delle novità, delle situazioni che, oltre a risolversi, possono, come vi dicevo, andare a favorire dei nuovi progetti, delle nuove cose e soprattutto un'ottima intesa. Adesso andiamo a vedere che cosa vogliono dirvi l'amore single. Troviamo Baldoria, amore e domestico. Baldoria ha a che fare con la felicità, l'allegria, ricevere delle notizie positive, possibilità di spostarsi, di fare dei viaggi o comunque di trovarsi in eventi, avvenimenti, feste o comunque dei momenti di divertimento e di gioia, dove addirittura si può conoscere qualcuno o incontrare magari una vecchia fiamma, qualcuno che può essere interessante per voi, di già conosciuto o totalmente nuovo. E, come dicevo, sono carte positive perché indicano comunque una fase in via di sviluppo dove queste novità o questi incontri voi riuscirete a fermare, ma in senso positivo, per poter ragionare, per poter pensare la possibile evoluzione. Quindi vuol dire che non ci si lascia prendere troppo eccessivamente dall'entusiasmo. Sono cose positive, ognuno di voi magari potrà valutare il da farsi in alcune situazioni, cioè nel senso che se andate a incontrare qualcuno che già conoscete o già c'è stato qualcosa, potete valutare se riprendere la questione, se avere un'avventura oppure magari cominciare pian pianino una nuova fase di conoscenza, soprattutto se si tratta di qualcuno di nuovo. Vediamo cosa vogliono dirvi adesso per il lavoro e le finanze. Abbiamo sacerdote, conversazione ed esaltazione. Fase turbolenta, diciamo, ma l'abbiamo visto sin dall'inizio, dove alcune cose verranno risolte nell'immediato perché può arrivare qualche imprevisto, però si vede che comunque riuscirete, o grazie a qualcuno o comunque con un forte senso sia del dovere, dell'esperienza, di riuscire a gestire qualsiasi situazione in ambito lavorativo e anche finanziario, perché possono arrivare degli imprevisti, delle spese. Ecco, questa carta indica di fare attenzione soprattutto alle spese o eccessive o qualcosa che magari in questo periodo
periodo, in questo momento non vi serve assolutamente, magari meglio aspettare più in là. Questo vale anche se per le proposte che riceverete, quindi meglio valutare, meglio non lasciarsi prendere troppo dall'entusiasmo, sì, esserne felici perché magari possono essere delle proposte interessanti, però diciamo considerare, valutare, vedere, perché magari alcuni progetti hanno bisogno di tempo per potersi realizzare. E soprattutto magari per chi è in cerca di lavoro, come vi dicevo, se vi vengono fatte delle proposte particolari, ma dipende sempre dal tipo di lavoro che volete fare nel prossimo futuro. E anche, come vi dicevo, attenzione alle finanze. È vero che c'è una buona gestione, però può arrivare un imprevisto, un qualcosa che deve essere ben attenzionato. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo, quello mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!